vous êtes parti alors? Pour m'installer à Paris. Girato in un vivido bianco e nero e interamente ambientato nell'omonimo quartiere del 13° arrondissement parigino che dà il titolo al film, il nono lungometraggio di Jacques Audiard si segnala perché segna innanzitutto un ritorno e una doppia novità. Da una parte, infatti, il regista torna a filmare la propria città dopo la parentesi americana dei The Sister Brothers, focalizzando il proprio sguardo, come già in Dipan, nella parte periferica della capitale francese. Dall'altra affronta, per la prima volta, la commedia sentimentale, proprio mentre inaugura la collaborazione con Céline Sciamma, che, insieme a lui e Léa Maizius, firma la sceneggiatura del film. Entrambi aspetti centrali di Les Olympiades, perché sul suo senso pesano molto sia lo spostamento d'ambientazione operato su 3 delle 6 storie che compongono Killing and Dying, la fortunata raccolta di racconti del celebre cartoonist americano Adrian Tomine, che sono il nucleo ispirativo del film, sia l'elaborazione dei loro protagonisti, in cui si sente molto l'intervento dell'autrice di Bande Fille. La vicenda si articola intorno a 4 personaggi, 3 ragazze e un ragazzo, che vivono tutti nel quartiere alveare costruito nei primi anni 70, i quali si incontrano, si sfiorano, si lasciano, per poi nuovamente ritrovarsi in una sinuosa quanto dolente ronde che ne mette in evidenza fragilità e incertezze. 4 giovani corpi in cui vengono abilmente mescolati volti noti ed esordienti, che Audiard filma con naturalezza, seguendo i rispettivi periplo esistenziali, alternando prossimità e distanza, senza però dar mai la sensazione di volerli giudicare. Uno sguardo che probabilmente non sembrerà all'altezza dei suoi lavori migliori, ma comunque ancora in grado di filmare i propri personaggi con passione e generosità.